Come fa un uomo secondo il cuore di Dio a crollare? Si tratta soltanto di singoli episodi o c'è qualcosa di più sotto la superficie degli scandali? Il pastore John Charles Ryle scrisse: "Gli uomini cadono nel privato molto prima che in pubblico". Per rovinarci la vita non dobbiamo far altro che permettere alle fondamenta della nostra esistenza di erodersi, di indebolirsi. Segnoriamo l'erosione della nostra integrità, finiremo per franare. Se non badiamo agli esplosivi collocati dall'avversario nella nostra vita, non potremo che implodere. Se le nostre competenze, i nostri talenti prendono il sopravvento sul carattere, sperimenteremo un tracollo. Questo è l'argomento spinoso e molto delicato che tratta il nostro nuovo libro, Come rovinarsi la vita. L'autore è Eric Geiger, pastore in California, vicepresidente della Lifeway Christian Resources, un servizio che si occupa di fornire risorse evangelistiche e di formazione alle chiese. Il pastore Geiger non soltanto ha molti anni di ministero alle spalle, ma ha fatto della leadership e del servizio cristiano anche un argomento di profondo studio, conseguendo un dottorato in queste materie al Southern California Seminary. Nel suo libro, Geiger fa risuonare un campanello di allarme, valido per ogni credente. Mentre continuiamo ad assistere a nuovi scandali, anche in ambito cristiano, leader competenti ed efficaci in una varietà di campi e discipline che sono stati in grado di guidare altri, ma non loro stessi, che hanno fatto progredire piattaforme e organizzazioni mentre il loro cuore subiva una regressione spirituale, fino a che non emergono situazioni che li squalificano, crolli spettacolari che lasciano rovine fumanti sotto gli occhi di tutti. L'esplosione, però, è sempre preceduta da un'implosione della propria integrità, da un crollo interiore, ancor prima che la rovina e le macerie si vedano dall'esterno. Un matrimonio sembra finire all'improvviso, ma poi emergono anni di conflitti, il lento deterioramento di quella relazione. Un uomo abbandona la famiglia apparentemente da un giorno all'altro, ma più tardi si scopre la sua abitudine costante di trascurare la propria anima prima ancora della propria famiglia. Un imprenditore è chiamato a rispondere di un affare losco, di una grave mancanza di moralità. In quell'occasione si scoprono anni di carenza di integrità che riguardavano varie questioni apparentemente marginali. Una moglie lascia improvvisamente il marito, ma poi affiorano anni di flirt, di frequentazioni sconvenienti. Alcuni ipotizzano che ai nostri giorni le implosioni non siano più diffuse rispetto al passato, ma ne sentiamo parlare maggiormente tramite i notiziari e sono amplificati dai social. Forse è vero. Nonostante ciò, il fenomeno delle vite in rovina appare decisamente imponente. Ma tutto questo non riguarda soltanto personaggi famosi, responsabili, pastori. Geiger non è interessato a concentrarsi su nomi e cognomi, perché in un certo senso tutti noi siamo leader. Dio ha dato all'umanità il privilegio di amministrare questo mondo e di influenzare il prossimo. E tutto ciò che Dio ci ha dato da amministrare risente profondamente dell'implosione della nostra vita. Per difenderci da questo male, che tocca le parti più intime della nostra vita, esamineremo la storia dell'implosione di una sola persona, vale a dire Davide, figura di riferimento dell'antico popolo di Dio, la cui rovina ha culminato nell'adulterio e nell'omicidio. In qualità di secondo re di Israele, è un personaggio assai importante a livello storico e rimane una figura chiave anche nel panorama biblico, ovviamente. Il drammatico racconto della sua caduta è una fonte di insegnamento e allo stesso tempo di ispirazione. In esso possiamo individuare gli esplosivi che hanno indebolito le fondamenta del suo carattere e, analizzandoli, possiamo evitare di autodistruggerci. Tuttavia, dalla storia di Davide comprendiamo anche che la grazia di Dio
è più grande del nostro peccato e di qualsiasi conflitto ci troviamo ad affrontare. Impariamo che la rovina non segna per forza la fine della nostra storia. Possiamo, con l'aiuto di Dio, sempre ricominciare. La prima metà del libro esamina la caduta di Davide, la seconda la sua confessione e la sua esultanza. Se la tua vita non è ancora implosa, la prima metà del libro può essere un preziosissimo ammonimento e la seconda può incoraggiarti invece alla luce della sua grazia di ricominciare. Se invece la tua vita è già stata danneggiata, questa lettura può rafforzare un'utile consapevolezza di ciò che è accaduto al tuo cuore per essere riempito di speranza in vista del futuro. Per quanto tu possa considerare grave la tua momentanea rovina, probabilmente non è drammatica quanto quella di Davide. E anche se lui ha dovuto fare i conti con le conseguenze dei propri errori, Dio l'ha perdonato, l'ha ristabilito e si è servito nuovamente di lui. Dio non vede l'ora di perdonare, ristabilire e usare anche te se mai tu fossi caduto. Perché la caduta non segna necessariamente la fine della tua storia. Questo libro vuole sfatare il concetto secondo cui a me questo non potrebbe mai accadere, mostrandoci invece come tutti siamo a rischio crollo, ma allo stesso tempo ci rivela come Dio sia perfettamente in grado di rialzarci e imprimere una direzione diversa alla nostra vita. La nostra speranza è che questo libro sia uno strumento per rafforzare la testimonianza della Chiesa e che tu possa fare del bene anche alla tua anima. Dio ti benedica e buona lettura.